15 misure cautelari e 76 indagati per incidenti stradali mai avvenuti o simulati. Imponente operazione condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza di Chieti per smascherare una vera e propria associazione a delinquere radicata sul territorio teatino. L'ordinanza è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Chieti, con la quale sono state disposte misure cautelari nei confronti di 15 persone. Sono 15 misure tra arresti domiciliari, obbligo di presentazione, interdizione dall'esercizio della professione da 4 mesi a 1 anno. Come detto, le indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica, supportate da attività tecniche e fondate sull'analisi di centinaia di atti riferibili a incidenti stradali mai avvenuti o simulati, hanno fatto emergere l'esistenza di un'associazione dedita proprio alla commissione di truffe a compagnie assicurative, dalle quali sono state liquidate ingenti somme di denaro a titolo di risarcimento per gravi lesioni personali, anche queste mai riportate. L'ammontare del denaro, ripeto, qui dobbiamo distinguere un danno diretto e un danno indiretto. Quello diretto, che riguarda la compagnia, è sul 1,5 milioni di euro, però abbiamo accertato solo una parte. Per quello che riguarda il danno indiretto, mi dispiace constatare il fatto che ci sia stato uno sviamento dell'attività istituzionale di forze dell'ordine, di enti ospedalieri, perché si sono dovuti occupare di queste persone che chiedevano prestazioni senza avere alcun tipo di diritto, con le code e le attese che oggi abbiamo per gli accertamenti strumentali nei nostri ospedali. I primi episodi risalgono al 2017, quindi abbiamo tenuto l'informativa, la nostra è di settembre del 2023, abbiamo ritenuto di dover agire proprio perché si tratta di episodi reiterati nel tempo. Con qualche segnalazione alle forze dell'ordine, poi con degli approfondimenti sia sotto l'aspetto patrimoniale sia sotto l'aspetto dello studio delle carte. Singolare che anche qualche liquidatore nel frattempo era stato sospeso dalla compagnia di assicurazione, ma ciò nonostante proseguiva nel contribuire e dare manforte all'associazione. Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, tra cui anche professionisti del settore sanitario, legale ed assicurativo, che hanno consentito l'emissione di misure cautelari quali quella degli arresti domiciliari, del divieto di esercitare la professione medica, la professione di avvocato e quella dell'obbligo di presentazione in polizia giudiziaria.